Quindi la analogia c'è cioè la maschera di Oinomao, il pezzo, diciamo, l'uomo che non rispetta l'ospitalità, che uccide gli ospiti, sia pure come parte indegno diciamo, della gara per la sposata della figlia, ecco l'altro con Oinomao che ha bisogno di convegno di un latte. E quello della figlia, anche gli errori esistono. Il profilo di Atlante in una delle metode, avanti, e ancora quello di Lidia, avanti, e finalmente questa bocca brillante, trasisto poi, dice, questi uomini dalla bocca oltraggiosa, era essenzialmente Cavallo che stella, cioè difende Zeus, cioè difende Zeus, che era giunta di nulla di prima, però oltraggiosa anche la bocca dell'antropofago, no? Di Tidio che divora il cervello della lingua per pensare che è stato composto. Questi incredibili denti che tirati tra gente sulle labbra di lame rosse confondono con l'ombra della capitale avara, questa bocca semi aperta, che è anche il fiato in uscita, questo è il momento della ricerca appunto di Nerone che avviene il gelato, quindi piatto il respiro che passa nel corpo dell'uomo, ma è talmente forte con la grinta anche dei muscoli che governano l'arco superiore per far capire che c'è intensità di un personaggio estremo che è avanti. Avanti. Che è appunto il video, e qui siamo in parallelo al personaggio, perché la data del frontone di Virgili qui a Roma, a Villa Giulia, archeologicamente è 475, insomma, c'è da giurare che era appena uscito a Eschilo, sono presenti a tempo. Proprio nel momento in cui il feroce aggressore divora il cranio della lingua che già ha ferito a morte, avanti. E qui siamo in un episodio diciamo, esterno al dramma di Eschilo, ma di altre fonti, cioè Atena che aveva la bolla della atanasia, dell'immortalità, questa figlia si allontana, sdegnata. E sul fondo vediamo Cavallo che montato sì sulle mura, ma Zeus stesso lo folgola. In ultimo piano c'è la passata di un marco che è stato imposto a Cavallo. Quindi è proprio un concentrato di sette arterie nell'arte etrusca, nell'arte mentale. Un mondo dove tutte, qui c'è addirittura l'iscrizione, che è la trasmissione etrusca di Tideus. Tideus Tideo è rappresentato qui morente al suolo. Con l'inverso perché è una gemma incisa che poi va, diciamo, va a produrre uno stampo positivo con la bocca aperta e i denti digrignati. Se pensate che questa gemma è alta 6 cm, diciamo 2 cm e mezzo, capite l'impegno dell'incisore per realizzare questo dettaglio che era espressivo del Tidio molto chiaramente. E anche l'ultima tuta esuberante. A un fianaro viene subito opposto a Tidio, adesso è bello che stanno in infiniti passi, comunque è di grande interesse che proprio nell'apparizione preliminare diciamo venga subito precisato che Tidio freme davanti alla porta pretile, ma l'indovino a un fianaro non gli permette di attraversare Ismeno, il fiume. Le vittime non risultano famose. Cioè si profila immediatamente in questa posizione che è poi leitmotiv di tutta la vicenda delle sette attese che l'istanzio ha la clamorosa diciamo, emergenza proprio nella prima coppia di versi dove Stanzio invoca il Lio e dice chi mi dirà che il primo appunto il video, il veloce guerriero o l'indovino vengono sempre accostati insieme e sono stati chiamati insieme nelle acque di viaggio insomma forse non è un caso perché della fiorata romana, ma sta più sempre, forse poco rotta dal grande pubblico, sono proprio in mano normale, e quindi erano opere molto familiari a Roma, e questo abbinamento potrebbe essere anche un'estrapolazione di due personaggi estremi di Tiruppo portati a Roma e poi riportati verso Costantinopoli, non sappiamo insomma, per quale vicenda andiamo avanti. L'accostamento ad Arcane è dovuto a Tasso. Tasso, caso di chimico
dentro la frase bocca da drasto, che così nota anfierato, per l'occhio dell'esercito, allora questo è l'occhio allarmato, veramente il profeta che vede il futuro, non è un guasto, mancano solo le ciglia, ma è proprio un occhio aperto che guarda verso il basso, e quindi è una grossa conferma di questa possibilità, di cui adesso vi darò una più concreta dimostrazione. Vediamo continuamente i modelli di Olimpia del fattore occidentale, quello che usate dalla cultura del Canada. Andiamo avanti. All'era che è molto meglio, ancora. E arrivando proprio al bronzo, abbiamo questo caso che non era mai stato spiegato, se non ora in funzione di questo che vi dico, cioè che vi sia un intacco nella vita, ovviamente c'è la legno, ma anche l'altro. Che sia presente a te, perché è sicuro, perché uno solo di loro